Bom dia, cari amici da Maratona Veneta, ancora parliamo di scienza e le cose che, del fatto che in Veneto si può fare anche scienza, mica da un co', ma in realtà anche da tanto tempo indietro. Qua avevo messo una copia, l'immagine del Lunaro Veneto qua del settembre, che dove che cos'è diciamo, un occhio. So l'aritmetica del Treviso, che è del 1473, se non mi ricordo mai, e l'ha scritta in Veneto, e l'ha il primo trattato di algebra dell'arte del far de conto, si chiama anche l'arte dell'abaco, scritto a livello internazionale, e l'ha scritto in Veneto. Qua abbiamo invece un altro esempio, quello che avevo fatto vedere qua all'inizio, il dialogo del cieco de Ronchitti da Brusen in proposito della Stella Nuova, che è stato fatto, sembra, addirittura da Galileo Galilei, o se non altro, ad esempio, dal suo entourage, Giacomo Spinelli, probabilmente è il vero autore, o comunque diciamo, in coautoria. Cosa si parla qua dentro? Sto quasi del 1605, ed è il primo, al manco che abbiamo fin adesso, il primo trattato di astronomia scritto in Veneto, in particolare sto qua, ed è in Padovan. E ora in Veneto si può fare anche scienza, senza nessun problema. E adesso andiamo a parola scienza. Se in Veneto principalmente sta quasi a forma base, o meglio, se è a forma più frequente, sappiamo anche però che se chi che dice a scienza è la scienza. Qua sotto, infatti, se è possibile scrivere anche scienza. E anche a parlare di beumesi, sono quelli che dice 5 scriverà scienza e quelli che dice 5 scriverà scienza. Perché tanto la regola non è che l'apparenza che avevamo normalmente la è che siccome che sia un cambiamento sono a tal parola e ora tutte le parole cambia e è tutto un casino, non si capisce niente. No, in realtà che se 3 macro possibilità, quelli che dice piazza, quelli che dice piazza e quelli che dice piazza. E qui che dice piazza e dice scienza, qui che dice piazza e dice scienza, e qui che dice piazza e dice scienza, capito? Dunque, lei semplicemente è sempre la stessa possibilità che gira paratorno. Notiamo che assomiglia a una scrittura stramba, gusetta, ma lei è la rappresentazione di quello che viene pronunciata, scienza, scienza, con la z tipo tsunami, ma cioè quella se la pronuncia, e qua che è un'unità dentale sorda rappresentata con la z. Scienza. Avevo fatto notare perché sia importante descrivere i suoni? Perché sta roba ne consente in tanti casi, e anche in sto qua, e ne consente di capire anche le strutture interne della lingua. Se mi dico solo scienza, scienza e scienza, dico vabbè, tre robe diverse, cosa c'entra sta T qua, cosa ha a che fare e compagnia cantando. Ma se mi dal sostantivo scienza, e non so, posso mettere qua dentro il scienziato, ecco. Boh, qua che se un'altra S, parnianti, qua che era scienziato e scienziato, boh. Ok. Dunque, tre macro varietà venete. E qua invece con l'aggettivo che l'accompagno per tutti, no? E cosa gaio? Guardati che mi salta fuori da nuovo la T, che è la se qui, da dove che in realtà se veniva sto fuori sia la S che la Z che la T. E allora, se andate, accettiamo di scrivere varietà venete senza soffegarle, dicendo se un foresto dice mi voglio imparare il veneto che parla la maggioranza della gente, gli dicevo, boh, e ora sto qua è quello de maggioranza, quello macro, diciamo, quello più grande. E però, sappi che te cati anche questi, e come se che te fai venire fuori, beh, semplicemente ti a ragionare se a scienza, se è una roba scientifica. Te puoi aspettarti senza problemi che sia qualcheduno che mi dice la scienza e qualcheduno che mi dice invece la scienza, capito? E ora, in Veneto, a livello di status linguistico, la scienza, la gesè, astronomia, aritmetica, gesè, anche la botanica, che ne sai, tante altre, in Veneto. E, per esempio, insomma, non hai sette tamisi, sei la linguistica, anche quella, sei la scienza. E, dal punto di vista invece della parola, abbiamo capito che gesè sì, tre varietà, ma che non esiste varietà stupide, non esiste tratte là a caso, ma esiste varietà che ne fa ragionare, perché la varietà la impone il ragionamento.
Quando che uno te propone l'omologazione totale, vuol dire che lui impedirti di crearti le armi di esperienza per rayonare. E lei è il meglio risultato, pa, come si dice, la stessa differenza tra, come si dice, tra l'artesanato, dunque a fare tutti i prodotti alla massima qualità, e dunque con gran esperienza e competenza, e fare le robe in serie, diciamo, omologata, e se te piace bene, e se no, amen, e inondemo il marcà del stesso prodotto tutto compagno, che è una roba che già funziona in tempi, insomma, in Rio, ma ancora, insomma, sappiamo che è importante che ogni prodotto, ogni roba che facciamo, la gabbia una sua anima anche, se è possibile pensarla così. Al mago la penso così. Abbiamo fatto anche a Hong Kong, vogliamo parlare della scienza, dell'intera scienza, con la parola scienza, e se vedremo domani con l'ultima puntata di questa settimana della nostra Maratona Veneta. Sì o no? Sì.